Salve, buonasera, siamo qui a presentare la nuova associazione dei commercianti di Mercato San Severino che ha visto la luce dopo anni di idee, di lavoro fatto in sordina e abbiamo pensato di darci una connotazione giuridica per poter meglio lavorare ancora di più sul territorio e essere d'ausilio anche all'amministrazione in un periodo diciamo che ci vede protagonisti soprattutto post-Covid in cui c'è bisogno sicuramente di una rinascita anche del settore commerciale, rinascita che noi nel nostro piccolo cercheremo non solo di guidare ma anche di accompagnare insieme all'amministrazione i commercianti di Mercato San Severino. Il presidente della nostra associazione è il Popolo Calabiase. Buonasera. Io sono Vincenzo Squillante, sono il vicepresidente. E abbiamo diciamo, un'unione di intenti che ci accomuna da tanti anni. Sì. Ci conosciamo da bambini, abbiamo sempre lavorato insieme per il commercio a San Severino, siamo entrambi commercianti da tanti anni. E quindi sentiamo nostro questa cosa, ci sembrava proprio opportuno, ci sembrava utile unirci per dare una mano a San Severino. Sì. In questa nuova fase di rinascita e speriamo di crescita per tutti. Sì. Quanti. Ormai troppe attività stanno chiudendo, soprattutto dopo il Covid, e l'intento nostro è proprio questo, di essere uniti, di presentare idee e progetti che ravvivino il nostro commercio, fattore trainante del nostro capoluogo. Quindi io mi auguro che saranno in tanti ad associarsi e a fare del bene a questo paese. Approfitto proprio di quello che dici per associarmi a lei ed invitare proprio. Sì. Tutti i commercianti del nostro territorio ad associarsi a questo nuovo strumento che abbiamo per la tutela di tutti quanti, per un momento di crescita, di confronto e che sia veramente questa nuova associazione possa lasciare il segno nel nostro territorio. Il nostro ringraziamento logicamente va all'amministrazione comunale nella sua interezza, al sindaco Antonio Somma, all'assessore al commercio Michele Amoroso, sempre per la vicinanza che hanno dimostrato a noi commercianti in questi anni. E questo progetto se ha avuto una luce, se ha visto la luce, ha preso forma, e lo dobbiamo anche alla lungimiranza e all'impegno dei nostri amministratori. Ovviamente ringraziamento da parte nostra perché un settore come quello del commercio, soprattutto in questo periodo del Covid, è stato tra quelli maggiormente colpiti. Oggi davvero si inizia un progetto di cui se ne stava parlando tanto, però ancora non sono state messe le basi. Parte finalmente dopo tanti anni in cui c'è stata l'assenza di un veicolo che è sicuramente importante come l'associazione dei commercianti, dal nome che identifica la città, perché è appunto Associazione Centro Commerciale dei San Severino. Insomma, davvero un grosso in bocca al lupo a loro, l'impegno da parte dell'amministrazione comunale di cominciare a lavorare già su tutte le attività che abbiamo già iniziato a mettere in campo, a partire da quanto previsto dal nuovo testo unico del commercio della Regione Campania, appunto il distretto del commercio. Quindi grazie all'associazione che oggi si costituisce ufficialmente, lavoreremo a quattro mani per cercare davvero di provare a rilanciare attraverso le metodologie, ma io aggiungo anche i diversi canali che nel corso del tempo, voglio dire, si vanno sempre più affermandosi come quelli innovativi. Cercheremo davvero di provare a far riemergere il valore del commercio nella nostra città, perché è un commercio di qualità, è un commercio di tradizione, ma è un commercio anche di innovazione. Quindi davvero c'è l'impegno da parte di tutti, insieme a loro, insieme a un gruppo, sottolineo, di giovani commercianti della nostra città. L'obiettivo è quello di oggi di cominciare a percorrere i primi passi, provando davvero a raggiungere risultati importanti, fasti che questo centro commerciale naturale ha sempre avuto nel corso del tempo. Nel frattempo l'invito a tutti, soprattutto nel weekend, in particolare il sabato, a vivere la nostra città anche a piedi, perché appunto già da sabato scorso è partita l'isola pedonale nel periodo dalle 18 alle 22, quindi c'è la possibilità insomma di fare shopping nella totale tranquillità, senza lo smog a cui siamo abituati
nel quotidiano e perché no, grazie anche alle diverse attività di somministrazione, sedersi e degustare anche un caffè o una bibita, insomma vivere la città e provare a ridargli quel cuore che da un po' di tempo insomma era stato perso. Buonasera, io voglio congratularmi con i commercianti per aver attivato questa associazione, spero che da loro provengano le migliori iniziative, le più fervide proposte per far rivivere il nostro commercio. Mi auguro che ci sia una più intensa collaborazione e soprattutto che effettivamente ci possa essere una nuova rinascita del commercio sansevierinese. Ancora congratulazioni a chi ha costituito questa associazione e speriamo che tutto prosegua sempre per il meglio.